tema della serata, dal live cooking al live blogging, cosa lega queste due attività secondo te? Ma esattamente cosa le lega non lo so. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Diciamo che forse scrivendo ti viene voglia di mangiare e mangiando ti viene voglia di scrivere. Into my world. Live cooking, live blogging, cosa lega queste due attività? Aiuto, la voglia di cucinare. Unisce il fatto di vivere comunque sia in una dimensione, come dicevano poi prima, reale, che è quella, stiamo cucinando, stiamo mangiando tutti insieme, quindi si creano qui relazioni vere, però al contempo sappiamo benissimo che con i blog e con tutte queste entità più effimere in realtà possiamo avere anche tantissimi amici in the computer. Tu sei più bravo a scrivere o cucinare? Credo nessuno dei due, ma ogni tanto scrivo qualcosa, ogni tanto cucino qualcosa. A scrivere direi, perché a cucinare ci pensa mia moglie. Tu ti senti più preparata sul live cooking? Cooking, decisamente live cooking. Live blogging io guardo e basta. Assolutamente cooking. Anch'io like cooking. Sei più una lettrice di blog o una, diciamo, cooker, una cuoca? Cooker, i blog non li frequento molto per mancanza di tempo. Sei una blogger o sei una cooker? Nessuno dei due. No, anche cooker, qualche volta ci cimentiamo in qualche piatto, però niente di che, diciamo, sì. Every record sounds the same, you gotta step into my world. Io sono più cooker, mi piace cucinare soprattutto per gli altri e seguo alcuni blog per prendere qualche spunto. Più blogger perché cooker sono molto brava. Beh, si vede e si commenta da solo, più cooker assolutamente.